Buongiorno a tutti e bentornati e benvenuti nel mio canale. Oggi video sul Discovery Set della nuova collezione di Zara. In realtà ne ho già acquistati due o tre di quelli che mi sono piaciuti di più, anche per poterli farvi vedere e anche perché li ho già provati appunto la settimana scorsa, per poter essere sicura di darvi un parere abbastanza fattibile e non un first impression, perché sì, sono simpatiche, ma da una parte sono un po' inutili perché in realtà appunto soprattutto un profumo va provato diversi giorni per vedere anche quanto dura e tutto quanto, quindi ho preferito indossarli per un po' per farvi capire bene quello che penso di ogni profumo, quindi iniziamo subito. Allora, il Discovery Set, quello che ho preso io, è 15,95 € e si trova con tutte e otto le fragranze all'interno, ve lo faccio vedere anche da qua da più vicino, e la collezione si chiama in teoria Vibrant Cities, una cosa del genere. E ci sono appunto otto città diverse e vi faccio vedere tutte quante quelle normali. Per ultime mettiamo quelle che mi sono piaciute di più. Siamo appunto con questa che è la prima e questa qua è Shanghai e a me è piaciuta molto, non da comprare la versione grande, per il momento almeno. La preferirei forse su una candela o comunque su uno spray da ambienti. Perché questo qui è un ottimo aromatico e agrumato. In apertura abbiamo il mandarino, in centro il cardamomo e in base il legno di cedro. Quindi, più che mandarino, io sento quasi una clementina perché è un mandarino abbastanza dolce. E col cardamomo e il legno di cedro dà quell'idea di speziato. Quindi mi ricorda un po' l'ambiente natalizio, ma non caldo. Cioè, un profumo comunque invernale, ma comunque fresco e agrumato. Invernale appunto per il fatto del mandarino e la clementina che sono principalmente appunto frutti invernali, oltretutto che si trovano molto nell'ambito natalizio. E molto buono, molto dolce, però ecco, non amo profumare di mandarini, sinceramente, però se a voi piace come nota, assolutamente andate con questo. Molto buono, dura anche un bel po' sulla pelle, Shanghai e molto molto carino, abbastanza unisex secondo me, può essere portato sia da donne che da uomini. Se vi piacciono appunto i profumi alla clementina e leggermente appunto aromatici, lontanamente speziati, ma non inteso come caldo, piuttosto un bello speziato fresco. Il prossimo è Seoul e questo qua dovrebbe avere all'interno la violetta, la mimosa e il muschio. Questo è stato infatti paragonato, eccolo qua, a mimosa e cardamomo di Jo Malone e in realtà ci somiglia abbastanza. Qui però si sente molto di più la mimosa e meno cardamomo, quindi è una versione di mimosa e cardamomo, però meno speziata e un po' più talcata con la violetta. È una buonissima nota di mimosa, quindi se amate i profumi che sanno di mimosa, questo qui è veramente fantastico. E rimane comunque abbastanza femminile, abbastanza leggero, non è speziato, fastidioso, pungente, anzi. È abbastanza cremoso, sa proprio da fiori gialli, appunto dalla mimosa. Io non amo praticamente il profumo della mimosa, quindi anche questo qui non l'ho acquistato, però se vi piace, veramente buono e molto simile a appunto mimosa e cardamomo di Jo Malone. Il prossimo è Madrid e ve li faccio anche vedere qua da più vicino perché non so se vi ho fatto vedere la boccetta, ma appunto il nome è segnato così. E Madrid è un agrumato perché ha l'arancia, il geranio e il muschio. E secondo me si sente abbastanza la nota di geranio. Non sento troppissimo l'arancia, lo rende sì leggermente fresco, ma non è come Shanghai, che invece sapeva veramente appunto da arancia e da clementina. Sulla pelle non dura troppo, sfortunatamente, però sente abbastanza il geranio da poter anche essere considerato unisex, secondo me. E il muschio e l'arancia lo rendono proprio morbido. In realtà molto buono, non è il mio tipo di profumo perché come sapete non amo particolarmente gli agrumati. Però, se vi piacciono queste note, secondo me è molto carino come profumo, abbastanza delicato, anche leggermente elegante. Dopo abbiamo Tokyo, e anche questo qui non sono ancora sicura al 100% di volerlo prendere perché è un po' particolare. Abbiamo in apertura il giglio, in centro il gelsomino, in base Lucky Galawood, e questo sa veramente un sacco da giglio. E si sente anche una bella nota di gelsomino in realtà. Quindi è un bel floreale bianco, leggermente anche talcato, mi dà proprio l'idea di quei profumi che sanno appunto di pulito, di talco. Leggermente muschiati, cose del genere. È molto buono, ma c'è un profumo che mi ricorda estremamente questo profumo qua e non riesco a capire qual è. Questa nota di giglio è veramente particolare, molto buono Tokyo. Diciamo che però non è lo stile di profumo che piace a me, quindi non sono ancora sicura di prenderlo, ma lo proverò ancora. Dura anche abbastanza sulla pelle per essere appunto un floreale bianco leggermente muschiato. Veramente elegante, sa proprio di pulito, di buono, di persona elegante, anche da tutti i giorni, secondo me, anche questo non ha particolarmente una stagione. Carino, lo proverò ancora a Tokyo, ma non sono ancora sicurissima di prenderlo, ma è buono.
Ok, passando invece a quelli che mi sono piaciuti, di tre ho preso appunto la versione 40 ml, di uno soltanto ho preso la versione roll-on perché mi piaceva, ma non volevo avere appunto la versione grande. E sto parlando di London, che da quanto ho capito è uno dei più famosi di tutta la linea, perché London ha molto lo stile Parfum de Marly d'Elina. Soprattutto, secondo me, somiglia molto di più ad Elina Exclusive rispetto a quell'Elina originale. Non so ancora se considerarlo esattamente un dupe, perché sì, ci somiglia, ma non al 100.000%. È tipo un 90% dupe di Elina Exclusive. Molto, molto buono. Come sapete, io amo il Elina Exclusive, però appunto, essendo che ho la versione Divine, non avevo voglia di prendere un'altra versione grande. Ve lo consiglio assolutamente se vi piace lo stile, appunto, rosa leggermente incensata, leggermente speziata, ma comunque rimane abbastanza fresca. Molto molto buono. Dicono anche che somiglia un po' a Adelina la Rosé, se non sbaglio, ma quello non l'ho mai annusato, quindi non so dirvi. Comunque, più o meno un mix tra i vari Adelina. Molto 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 buono, bello femminile, abbastanza sensuale da tutti i giorni, veramente buono il London. Ve lo consiglio di prenderlo anche a scatola chiusa, secondo me appunto è un profumo che fa fatica a non piacere perché è un bel femminile e se vi piacciono appunto i profumi leggermente fioriti, dolcini, ma leggermente comunque particolari, non troppo scontato, molto molto buono. A me ricorda anche lontanamente il Rose Gourmand, sempre di Zara, una versione un po' più delicata, più freschina, meno dolce, però lo stile più o meno siamo sempre su quegli stili là, quindi una rosa bella gourmand e vanigliata, molto molto buono. Bene, passando invece appunto a quelli di cui ho preso la versione grande, ho anche tenuto le scatole perché volevo farvela vedere perché secondo me è bellissima. Ho preso Venice per il primo versione 40 ml e la scatola appunto è fatta così, qui aprite e all'interno vi trovate, oltre che il profumo applicato così in modalità libro, anche questa cartolina con appunto un'immagine un po' rappresentativa di Venezia, molto carina, anche bella secondo me da poter utilizzare anche per le feste, che dietro trovate il posto per scriverci qualcosa eventualmente, alcune frasi di Jo Malone, e il profumo appunto è inserito qui dentro, quindi super carino, e la confezione è fatta così, quindi con la scritta in grigio e non in nero. Questo è un fruttato e abbiamo il bergamotto, le bacche rosse e la mirra. Allora, si sente molto questa idea di bacca rossa che mi dà quasi l'idea di ribes rosso, della bacca dell'agrifoglio, cose del genere. E infatti io non so perché mi ricorda molto l'ambiente natalizio, quindi con anche cos'è, la mirra, che in realtà non si sente troppo secondo me. Io sento più questa freschezza del bergamotto e la dolcezza delle bacche rosse che mi fa quasi l'idea di sentire l'odore di un abete lontanamente. Quindi a me questo ricorda molto l'idea di un albero di Natale, molto fresco. Ho l'idea di essere a fare una passeggiata in inverno sotto la neve, magari, e siete in un bosco di abeti praticamente. Mi ricorda proprio l'idea, sì, di un albero di Natale, non troppo balsamico, perché non sento troppo questo sentore di abete, sento un sentore leggermente legnoso che mi dà quell'idea. Quindi non è che sa da alberi assolutamente, però con questo discorso della bacca rossa e del bergamotto che lo rende un po' più fresco, mi dà proprio l'idea di un albero di Natale. Non lo so, a me è piaciuto molto questo profumo. È invernale ma fresco, veramente veramente carino. Lo stile appunto è simile a quello Shanghai, quindi che comunque sembra comunque un invernale, però rimanendo fresco e non rimanendo il classico caldo invernale super vanigliato. Però mentre di là avevamo un'ottima nota di clementina, qui invece abbiamo quella delle bacche rosse, che danno appunto questa idea di agrifoglio, di Natale, non so come spiegarlo. È abbastanza dolce, femminile, fresco, leggermente balsamico, proprio carino, da tutti i giorni. Se volete un profumo che sì, sia invernale, ma che non sia gourmando, che non sia troppo dolce, vanigliato. Questo anche secondo me è uno dei profumi che non dà il mal di testa. Prossimo abbiamo Dubai, e questo qua sapevo che mi sarebbe piaciuto. In realtà io ancora prima di comprare il set di Discovery avevo guardato un attimo le varie note e Dubai era quello che ovviamente mi aveva rubato il cuore e lo sapete perché se ormai si è iniziata a capire i miei gusti, si sa. In apertura abbiamo lo zafferano, in centro la noce moscata e in base il cuoio. Era ovvio che mi sarebbe piaciuto. Vi faccio vedere anche la cartolina che qui è super super carina. Bel disegno così, leggermente stilizzato, molto bello. E questo, io appunto ero sicura che mi sarebbe piaciuta. Che buono. E somiglia anche questo qui a un profumo che ho già sentito, purtroppo. Ogni volta che sento i profumi Zara mi ricordano altri profumi che conosco, ma non riesco a capire qual è.
Sento tutte e tre le note abbastanza bene, soprattutto in l'apertura è la cosa mia preferita, perché in apertura, anche il primo paio d'ore che ce l'avete, si sente molto bene anche lo zafferano e noce moscata, quindi è sì, leggermente appunto speziato, ma non troppo caldo e vanigliato, non troppo dolce. Secondo me questo su un uomo anche deve essere fenomenale. Dopo invece, quando passa magari la seconda, terza ora, allora inizia ad asciugarsi e a diventare principalmente un cuoiato abbastanza leggero, non troppo maschile però. Quindi se anche, oddio, deve piacervi la nota del cuoio, assolutamente. Però se anche non volete che diventi una cosa troppo troppo maschile, non lo diventa, rimane comunque un cuoiato leggermente dolce. Ma la mia cosa, cioè la cosa che mi piace di più è proprio l'apertura. Ci vorrei che l'apertura rimanesse sempre. È ottimo, è proprio uno speziato leggermente fresco, non troppo caldo, perché questo zafferano lo rende molto più brillante, molto più leggermente frizzantino quasi in apertura, ma poi quando inizia a scaldarsi veramente è delizioso questo. Molto molto buono. Dubai, se vi piacciono questo tipo di note, veramente andatelo a sentire perché è veramente super buono. E l'ultimo, questo che appunto non sarà una sorpresa, è New York, perché New York è praticamente un dupe abbastanza sputato di Le Labo Santal 33. E è un profumo che ultimamente adesso sta andando, negli ultimi 2-3 anni, sta andando tantissimo, appunto, soprattutto in America. E questo qua, ad esempio, è l'immagine che c'è. E New York, appunto, ha principalmente la nota di sandalo. Abbiamo in apertura il cardamomo, in centro il gelsomino e in base il sandalo. Quindi. Buonissimo, si sente il sandalo, si sente leggermente il cardamomo, sento più che altro il gelsomino che rende questo sandalo leggermente più dolce, ma comunque dopo quando si asciuga invece torna ad essere un buon sandalo, in apertura si sente il gelsomino, ma poi nel dry down tende un po' a sparire, a uscire un velo di più invece il cardamomo dell'apertura e rimanere questo sandalo molto molto cremoso. È una versione infatti molto più tranquilla del Santal Vanille di The Seven Virtues, che invece quello lì tende ad essere un po' pungente, un po' forte. Questo invece appunto è molto più simile a Santal 33, quindi molto più cremoso, leggermente più maschile, meno femminile del Santal Vanille, e anche che tende a diventare quasi uno skin scent. Proietta leggermente, non troppo, non è troppo fastidioso. Diventa poi, man mano che passa il tempo, uno skin scent molto molto buono. Ah, mi piacciono da morire questo tipo di profumi al sandalo, veramente un sacco. Se vi piacciono anche a voi, volete un sandalo leggermente fresco, New York, buonissimo. Bene, questi erano tutti i profumi della nuova collezione appunto di Zara. Fatemi sapere giù nei commenti se ne avete provato qualcuno e cosa ne pensate. Noi ci vediamo la prossima volta, vi chiedo di lasciare un like o un commento a questo video e buona giornata. Ciao ciao!